Tutti insieme contro la droga, all'iniziativa del Messaggero aderiscono anche i giocatori della Roma e della Lazio nel giorno del derby capitolino numero 121. Spettacolo sulle tribune e questa volta anche in campo. Al completo la Lazio, che schiera anche Madonna, in forza sino all'ultimo. Bianca invece deve fare a meno di alcuni importanti elementi come Giannini, ancora infortunato, e Nela squalificato. Parte fortissimo la Lazio, che in più di un'occasione riesce a rendersi pericolosa. Ma sulla loro strada i biancocelesti trovano uno Zinetti in grande giornata. Esaltante il duello tra Aldair e Riller, e sul fronte opposto non sono da meno Greguccio e Föller. La Lazio tiene meglio il campo, ma è la Roma a produrre le azioni più pericolose. Il tiro ravvicinato di Di Mauro è intercettato da Fiori in uscita. La Lazio continua generosamente ad attaccare, spingendo in avanti i suoi centrocampisti, ma rischiando pericolosi contropiede. La Lazio non ci sta, produce buon calcio, ma non riesce a concretizzare la sua superiorità e quando non c'è di mezzo il portiere Zinetti è il palo a respingere gli assalti biancozzurri. Nel momento migliore della Lazio, come scritto nei testi di calcio, è la squadra che ha rischiato di meno ad andare in vantaggio e così è stato. Azione sulla destra di Bertold, palla in area con rovesciata di Desideri, corretta con il braccio da Soldà. Rigore decreta lo bello, trasformato da Föller alla sinistra di Fiori. La Lazio si sente beffata ma non battuta e inizia la ripresa con il solito piglio e determinazione e va all'assalto della porta giallorossa con un bel tiro di Pin e ottiene il pareggio grazie ad un bello stacco di Riedle su cross di Madonna e la deviazione sempre di testa di Sosa. Un pareggio davvero meritato che pone la Lazio nelle condizioni di spingersi ancora in avanti in cerca della vittoria, ma le sinergie laziali sono in rosso e la partita si conclude senza grossi sussulti, accontentando le due tifoserie ancora una volta splendidamente nemiche in una bella giornata di sport. Che c'ha quest'occhio destro, Greguccio? I segni della lotta, cos'è? No, niente, in graffio. La partita penso sia stata corretta, no? È stato un bel derby, combattuto. Qualche cosa da dire sul campo perché ci ha penalizzati un attimino noi che cercavamo di fare la partita, perché noi abbiamo cercato di vincerla, abbiamo messo sovente in difficoltà una squadra come la Roma e poi si riproponeva in contropiede abbastanza pericolosamente, però penso che la Lazio oggi meritava di vincere per quello che ha fatto vedere in campo e per quello che ha saputo costruire. Poi si sa, nel finalizzare abbiamo avuto un attimino di sfortuna. Föller cosa, come impreca, in italiano o in tedesco? No, imprega sia in italiano che in tedesco, visto che io ho un compagno di squadra come un compagno di camera come Riedle, perciò incomincio a capire sia l'italiano che il tedesco. Fella, alla fine più contenta la Roma o la Lazio di questo pareggio? Penso si può dire che soprattutto i tifosi delle tutte e due squadre possono essere contenti perché sicuramente la tifoseria ha visto una partita molto bella. E tu sei soddisfatto della prova della tua squadra? Sì, in fondo sì, sì, eravamo in vantaggio, però in fondo non è quello che abbiamo avuto questa partita in Coppa UEFA e alla fine eravamo tutti un po' stanchi, in fondo anche il risultato è giusto. Si dice che il Lazio-Roma-Roma-Lazio sia un derby di serie B, lei sì, che dice? Io credo che questa gara abbia smentito tutti quelli che hanno parlato di serie B, serie C, serie Z, direi un po' anche gratuitamente, perché oggi mi pare che i 60.000, mi pare fossero 60.000, si sono divertiti tutti, sia quelli di fede giallorossa che quelli di fede biancazzurra, perché abbiamo visto una gara tiratissima, abbiamo visto del bel gioco, abbiamo visto dei grandi giocatori in campo che si sono dati battaglie in modo corretto e direi che questo è stato un derby di serie A1, non di serie B. Un giudizio su questa Roma? Ma la Roma ha fatto la sua partita, noi l'abbiamo anche schiacciata per buona parte del tempo, si è giocata bene le carte che si sono presentate.